Stasera comincia con il nuovo ministro della Salute Giulia Grillo, catanese, medico, madre di un figlio appena nato. Complimenti, benvenuta qui a Presa Diretta. Io so che lei si arrabbia moltissimo quando la definiscono il ministro Novax. Bene, qui stasera a Presa Diretta ha l'occasione per dire a chiare lettere che lei non ce l'ha con i vaccini. Ma assolutamente, la ringrazio. L'ho già detto tante volte che come medico sarebbe impossibile per me essere contro i vaccini. I vaccini sono uno strumento fondamentale di prevenzione primaria. Quello che noi abbiamo voluto sottolineare come governo è l'importanza dell'informazione, cioè l'importanza di spiegare ai cittadini, anche laddove, a causa purtroppo di informazioni scorrette, di informazioni non chiare che sono girate in questi anni, che Anche girano false, ancora, insomma, sì. anche false, che girano ancora e che terrorizzano purtroppo i genitori che devono vaccinare i figli nell'interesse dei bambini. Ecco, bisogna spiegare ovviamente che queste ricostruzioni che girano sono assolutamente fasulle e che non c'è motivo per Tra l'altro temere mandiamo della anche in somministrazione dei vaccini. onda, come in background, i due spot, diciamo, sui vaccini. Tra l'altro, uno avete Esattamente. avuto l'astrofisica Samantha Samantha Cristoletti Cristoforetti. come testimonial, la vedremo adesso. Tutti e 10 i Alcune malattie vaccini, sembrano vero? scomparse, Tutti e 10 i vaccini, altre non naturalmente in questo pericolose. momento è molto Hanno importante il morbillo, l'infarinatica questo lo voglio se dire perché è ancora convenissero. in atto Non dobbiamo una mai diffusione abbassare la abbastanza guardia. sostenuta che non Senza riguarda cenno, solamente i bambini, mi faccio dire, ma iniziamoci. riguarda molto anche gli adulti. E Che quindi, la come cenno faccio sono sempre malattie quando vado in perché è televisione, invito importante gli adulti, prevenirle. anche gli Salvato adulti, milioni di a vite. fare il vaccino contro il Facciamo morbillo squadra perché per la purtroppo nostra molto spesso salute. sono gli adulti che lo Che info veicolano sono poi ai venute bambini. all'orecchio? Sì. E diciamo anche i casi più gravi li abbiamo avuti proprio fra gli adulti. Quindi possiamo dire a Salvini che faccia il ministro degli interni, non si occupi di salute, visto che ha dichiarato pubblicamente che secondo lui solo 3 o 4 vaccini vanno bene, il resto no, ci sarebbero dubbi. Guardi, Spero che abbia avuto il tempo ovviamente ognuno con la di sua competenza, spiegarglielo. ovviamente ognuno con la sua competenza. No, glielo dico perché una di queste affermazioni, come altre, hanno dato motivo a alcuni scienziati, anche a Ricciardi, che è venuto qui la scorsa settimana, di dire che il vostro governo ha posizioni ascientifiche o Ma guardi, francamente io so che antiscientifiche. Una risposta secca. Salvini ha fatto vaccinare i propri figli, quindi è chiaro che è stato travisato, è stato strumentalizzato quello che ha detto. Non credo minimamente che volesse sostenere posizioni antiscientifiche. In ogni caso c'è un contratto di governo, noi seguiamo quel contratto. Passiamo alle famose liste di proscrizione, così sono state chiamate dai senatori del PD, dossier, diciamo, di stile fascista, invece è stato chiamato da Forza Italia. Addirittura. Sarebbe il famoso report che lei avrebbe fatto fare per capire le tendenze politiche degli scienziati del Consiglio Superiore di Sanità, che tra l'altro erano stati appena, diciamo. Guardi, è una polemica totalmente surreale e fondata sul nulla. L'ho anche pubblicato questo file perché era un file sul mio profilo. Invece noi siamo, dopo 10 anni, siamo il primo governo che torna a investire nella ricerca scientifica. Abbiamo investito 10 milioni di euro e mi sto impegnando a investire risparmi del Ministero della Salute, sono 8 milioni e mezzo, sempre sulla ricerca scientifica in sanità. No, vabbè, ma che ricerca è Che un non è conto, il la gente miliardo, magari però. vorrebbe sapere perché a fianco a quello scienziato c'era la sua vicinanza Ma come ho già politica. spiegato in un video che Sì. forse lei ha visto, sono stata accusata con un processo alle intenzioni di dover fare poi nomine politiche. In realtà non avrei e non farò nomine politiche. Mi sono preoccupata di vedere se qualcuno al posto mio le avesse fatte, ma con una, diciamo, importanza molto relativa, il Consiglio Superiore di Sanità l'avevo già sciolto. Era un segnale di cambiamento importante che io volevo dare, come ho fatto anche con altri organi, per poter dare la Perché l'ha possibilità. sciolto? In breve? È una prerogativa che abbiamo Sì, ma tutti noi perché l'ha sentito il ministri, bisogno? esattamente per questo, per poter dare la possibilità ad altre personalità importanti e influenti del nostro paese di partecipare alla vita scientifica del Non Ministero perché della li riteneva Salute. troppo vicini ad altre formazioni politiche. No, assolutamente no. Ripeto, l'ho fatto ancora prima, quindi, e poi come avete visto, pochissimi di loro avevano un coinvolgimento politico, come è giusto che sia peraltro, perché chi fa scienza dovrebbe fare scienza, secondo me, e non politica. Parliamo delle vaccinazioni perché l'abbiamo già ricordato, quindi facciamo in fretta. Intanto c'è un cartello che ci ricorda che ci manca un po' di copertura per avere Sì. Di la cosiddetta, diciamo, protezione di gregge. gregge. Lei che cosa, e anche per questo lo scorso governo aveva deciso la linea dura, quindi obbligatorietà appena la mancata iscrizione. Perché quella posizione secondo voi non va bene e qual è la vostra Ma posizione? guardi, è una posizione che ha creato una grande frattura nel nostro paese, lei lo ha visto, ha pure fatto una puntata su questo tema. Allora, quello che era importante, che ancora oggi è mancato, che non ha fatto il precedente governo e stiamo facendo noi, è informare. Cioè i cittadini hanno bisogno, quelli che sono resistenti naturalmente, che hanno paura, tra virgolette, perché non è che non vaccinano i figli perché sono dei folli, semplicemente hanno paura perché giustamente E hanno. l'obbligatorietà non aiuta, secondo lei? Guardi, l'obbligatorietà
in certi sensi può aiutare perché le persone capiscono, non perché li stai obbligando, perché di fatto neanche una sanzione è stata combinata, quindi non è che perché li fai l'obbligatorietà, ma capiscono l'importanza del vaccino. Ecco, le coperture vaccinali erano diminuite tantissimo perché non si è purtroppo con la progressiva, come dire, depauperamento del servizio sanitario pubblico, non si era fatta nei consultori un'adeguata informazione ai cittadini di quanto fosse importante vaccinare, anche una banale antitetanica è fondamentale per dei bambini che giocano. Vi faccio fare un esempio concreto, mettiamo che a Rimini e dintorni ci sia una copertura vaccinale troppo bassa sul mobilo, in quel caso lì scegliete la strada dell'obbligatorietà? Guardi, noi abbiamo una legge in Parlamento che prevede proprio la possibilità appunto di introdurre l'obbligo, come l'obbligo è uno strumento, questo lo voglio dire, politico, non scientifico, perché si fa apposta un sacco di confusione, quindi le autorità locali possono trovarsi nella condizione di dover utilizzare l'obbligo, cosa che già succede anche in altri paesi, come la Germania o la Spagna, cioè paesi che hanno deciso di utilizzare l'obbligo quando vi è necessità. Perché? Perché l'obbligo interviene, ma questo poi lo devono dire ovviamente gli epidemiologi, in base ai dati epidemiologici sapremo quando e dove bisogna usare l'obbligo. Parliamo invece del sistema sanitario nazionale, così come è uscito dall'ultima manovra, voglio intanto ricordare io i segni più, nel senso che c'è 1 miliardo in più nel bilancio della sanità, che sono stati anche ripartiti con importanti fondi, li vedete, su importanti anche capitoli che hanno a che fare con l'edilizia sanitaria, per abbattere le liste d'attesa, farmaci innovativi ed oncologici di ultima generazione. Mentre invece la stessa cosa non si può dire per le risorse per il personale. E in quel caso il dossier del personale pure è abbastanza, diciamo, preoccupante, perché le simulazioni ci dicono che nel 2025 mancheranno 52.000 medici, 53.000 infermieri in meno, ma già adesso noi quando attraversiamo gli ospedali troviamo le piante organiche vuote. Allora lei che cosa intende mettere in campo intanto per far arrivare il personale, perché poi rischiamo che gli ospedali si fermano, magari abbiamo il farmaco innovativo ma non c'è l'infermiera che lo dà. Esattamente, il tema del personale è fondamentale, anche perché mi faccio dire che il pubblico deve essere più competitivo del privato, perché sennò rischiamo che le poche risorse umane che abbiamo vanno a lavorare tutte nel privato e la sanità pubblica chiude, e questo lo voglio dire a chiare lettere. Due, cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato i fondi per le borse di specializzazione, perché mancano oggi soprattutto medici specialisti, cioè abbiamo un imbuto tra chi si laurea, quindi abbiamo più laureati di quanti poi ne riusciamo a formare nelle scuole di specializzazione, e quindi poi ci mancano gli anestesisti, i radiologi, i cardiologi. Quindi abbiamo aumentato il numero di scuole di borse di specializzazione, abbiamo aumentato anche il numero di borse di medicina generale e stiamo lavorando a una riforma del sistema post laurea che faccia passare il medico direttamente dalla laurea alla specializzazione, come avviene in tutta Europa. E ancora, per finire sui medici e anche sugli infermieri, stiamo lavorando sullo sblocco delle assunzioni, cioè noi abbiamo ancora oggi una norma vecchia del governo Berlusconi che prevedeva un blocco delle assunzioni per stare nei vincoli di spesa. Questo blocco ormai, come dice lei, ha svuotato le piante organiche, quindi va assolutamente rimosso, e nei prossimi mesi sono sicura che troveremo l'intesa. Per adesso anche voi siete sotto, diciamo, la mannaia del blocco del turnover a novembre di quest'anno? O ci sono delle deroghe per la sanità, potete aprire dei concorsi? No, ma già dei concorsi sono aperti. Per il turnover, voglio dire. Per il turnover noi lavoriamo a sbloccare il tetto dell'1,4%, che è quello che ha bloccato maggiormente, però già esistono dei concorsi ovviamente. Il problema principale oggi è che i concorsi purtroppo vanno deserti nelle specialità dove siamo carenti, e questo perché abbiamo ereditato anche 20 anni di mancata programmazione su questo punto, cioè sulla formazione e sul calcolo del fabbisogno del personale. Senta, voglio chiudere su un punto delicatissimo al quale tra l'altro abbiamo dedicato memorabili puntate di Presa Diretta, è quello dell'esistenza di una sanità di serie A e di serie B, cioè il fatto che i livelli di essenziali di assistenza non sono uguali dappertutto. In alcune regioni veramente non ci sono neanche. Una di queste è la Calabria. E di queste ore una polemica molto forte con il presidente Oliverio. Cosa rimprovera al presidente della regione Calabria Oliverio nella gestione della sanità? Allora, la Calabria in questi 4 anni è l'unica regione che è riuscita a fare peggio. Tutte le regioni hanno migliorato, anche quelle che erano in grande difficoltà. La Calabria è peggiorata sia nell'indice dei livelli essenziali di assistenza sia nel disavanzo. Cosa ha fatto Oliverio? Ha rinominato le stesse persone che hanno fatto peggiorare la Calabria in questi anni, nonostante io abbia appena nominato i commissari, quando lui doveva fare per lealtà nei confronti dei cittadini calabresi, non nei confronti del ministro Grillo, avrebbe dovuto concordare le nomine di gente che doveva essere il top del top dei manager, perché uno dei problemi principali della nostra
nostra sanità e per cui ci sono anche queste differenze regionali è che al sud continuiamo a nominare sempre gli stessi manager, che sono gli stessi manager che non sanno fare i manager. Allora abbiamo bisogno di manager capaci, perché sono pochi purtroppo. Però siccome c'è il titolo quinto e questa materia è in parte sua, ma in parte preponderante in capo alle regioni, cosa facciamo per ridurre questo gap? Noi stiamo lavorando con le regioni, dobbiamo collaborare con le regioni a un patto per la salute serio, non diciamo un contenitore vuoto come è stato l'ultimo, in cui si risolve una volta per tutte la questione della nomina dei vertici. Sa cos'è la cosa che mi chiedono di più i cittadini oltre alle liste d'attesa sulla sanità? Questa, quella di eliminare la politica dalla sanità. Quindi io uso, se mi permette, la sua trasmissione per fare questo appello a tutti i governatori delle regioni. Lavoriamo insieme nel patto della salute per ridurre al minimo, anzi per cancellare l'influenza della politica nella sanità, perché ci sono regioni purtroppo che la subiscono in maniera totalmente invalidante, come succede per esempio per la Calabria. Grazie Ministro di essere stata qui con noi. Strappo una promessa che sarà ancora con noi per la puntata del 9 marzo, quando parleremo di farmaci. La puntata si chiama La pillola va giù. So che lei ha in campo una revisione del prontuario nazionale che è molto interessante, avremo il tempo di parlarne, ma adesso cominciamo presa diretta.